Il tipo di drumming che abbiamo, ad esempio, nei Tower of Power, è estremamente secco. E dà l'impressione che ci sia stato qualcosa che sia stato messo sullo snare, in modo da fermare tutte le altre frequenze dello snare e renderlo leggermente più ovattato, più opaco. La stessa idea si ha, ad esempio, nel drummer di Clyde Stubblefield, il batterista di James Brown e poi dei JB's, dove, ad esempio, in Funkin' Drummer, nonostante ci sia un riverbero e un delay applicati alla strumentale di quel pezzo, c'è comunque la possibilità, se voi sentite, lo snare che è molto secco. Mentre invece nel jazz, di solito, se voi ascoltate qualsiasi cosa che venga dal dopo bebop, lo snare è semplicemente mo è molto aperto e non è stato messo niente sopra di esso per bloccare o ovattare il suono. Molto risonante, per usare questo termine. Quando voi, ad esempio, sentite il drumming del jazz, oltre a questa risonanza e a questa apertura di suono e di frequenze, c'è tutta una dinamica che va in triplette, no? In sedicesimi, in trentaduesimi, in triplets, poi passate in binario, eccetera. Nel funk abbiamo invece qualcosa dove lo snare, la gran cassa, e l'hi-hat seguono tempi di solito binari, a parte qualche variazione internario. Però ci sono, solitamente nel funk, come dicevo, è tutto molto dritto e molto secco, con una grossa spinta del groove in avanti, quindi una scansione del ritmo orizzontale leggermente sfasata. Ovviamente nel jazz funk di Headhunters, Hervey Mason, unisce queste due tecniche e sembra di ascoltare del drumming che sia un po' jazz e del drumming che sia un po' funk. Qui non stiamo parlando di funky jazz o jazz funk, quindi non stiamo parlando né di Hank Mobley, né delle cose di Blue Note di Grant Green, né altre cose come Sean McFerrin, First Impressions, dove c'è proprio un funky drumming e dove poi ovviamente il jazz viene suonato sopra. Qua parliamo proprio di un drumming che di per sé esprime un significato biunivoco, cioè ci dà un'impressione di andare dalla parte del jazz, ma contemporaneamente è un drumming che va dalla parte del funk. Da qui l'impossibilità di chiamare un album come Headhunters un album di jazz. La Columbia ha definito Larry Stampa come uno dei più album di jazz degli anni 70, più di successo. Non è un album di jazz, sicuramente. È un album dove jazz, funk e musica africana, come abbiamo già detto 37 volte fino adesso, si compenetrano. E non si compenetrano nel modo in cui sono suonate le cose, ma nel modo che dalla batteria e il basso, che poi sono sintetizzatori, c'è una significazione verso questi tre generi, no? Il blues, il jazz e il funk. E ovviamente la musica africana. E quindi il drumming molto aperto del jazz non è proprio una differenza, non è a differenza del funk una differenza a 180 gradi, cioè da una parte c'è il drumming secco del funk e dall'altra parte il drumming brillante aperto del jazz, no, o triplettato del jazz o binario del funk. C'è tutta un'evoluzione che parte dal funky jazz, molto prima ovviamente di Headhunters, di cui Headhunters è l'apogeo. La canzone, ad esempio, che adesso è sul mio sfondo, è un pezzo di Lee Morgan, Sidewinder.
qui interpretato da Bob Crenshaw, però ovviamente nella versione originale quasi un pezzo di jazz club, come si usava a dire una volta, poi ribattezzato dai critici nella fine degli anni 60 funky jazz. E qui abbiamo invece Song for My Father, che è un classico degli anni 60, per l'esattezza 1964. E Horace Silver è colui il quale ha scritto il pezzo e l'ha suonato con un quartetto degno di nota. Questa è un'altra di quelle radici del jazz funk che permetterà 10 anni dopo a Herbie Hancock di fare Headhunters. Quindi nel 1962 Herbie Hancock già registrava a 22 anni Watermelon Man, nella versione jazz funk o funky jazz come si usava dire allora, o nella versione jazz club. Come ho prima detto, questi due termini sono stati intercambiabili fino a un certo punto, dopodiché la storia ha dato ragione più al termine funky jazz, sebbene nel periodo sì jazz si parlasse anche di jazz club o jazz dance music, cosa che veniva spesso detta quando si parlava delle serate di Giles Peterson al Bar Rumba o a certe serate di Luca Trevisi quando suonava quel genere. Herbie Hancock ripropone in Headhunters Watermelon Man, in una versione ovviamente molto più funky rispetto all'originale. C'è da ricordare che ci sono diverse versioni di questo pezzo, da cui quella di Mongo Santa Maria Junior, e tutta una serie di versioni più o meno commerciali di questa hit del jazz, del funky jazz, che diventò poi una possibilità per le etichette di fare stampe e ristampe, versioni su versioni e catalogo, ma naturalmente rimase nel cuore della gente perché è il momento, quello degli anni 60, in cui il jazz, facendosi più club e più psichedelico, almeno il funky jazz, si tuffa nelle radici popolari del funk e del blues e riesce ad ottenere quindi una personalità più ed riesce quindi a ottenere un'identità musicale che è più comprensibile ai più. Però non è l'unico tipo di musica che esiste e che influenza Headhunters negli anni 60. Esistono anche molte altre cose, molto più difficili, molto più raffinate sotto un certo punto di vista e meno comprensibili alla massa in generale. Si pensi ad esempio all'esperienza di Miles Davis con Watermelon Man, che ha stravolto completamente il pezzo per renderlo più simile ai suoi standard sperimentali. Naturalmente ricordiamo che nella formazione di Miles Davis c'era Tony Williams, che poi si avvicinerà, o comunque viene dai Black Messengers, e continuerà in un certo senso una storia parallela con i Black Messengers fino a quando poi, più avanti nella carriera, si sposterà sul rock, tramite anche a determinati manager che giravano nell'area del pop rock e che erano interessati a reclutare jazzisti capaci per poter lavorare in formazioni più commerciali. In Art Blakey, Monin e altre cose fatte verso la fine degli anni 50, è già ben delineata nella figura di quella che viene chiamata Art Bop il senso di shuffle ritmico di cui parlavo quando parlavo di groove nel contesto di Harvey Mason e degli Headhunters, no? Se voi sentite Monin c'è questo...
questo incredibile uso dell'hi-hat e con gli accenti sul 2 e sul 4 dello snare, con un suono molto brillante ed uno swing che tira in avanti e non riesce assolutamente a non scuotere almeno la testa, anche se sei il più freddo degli esseri più glaciali dell'universo. E in questo senso diventa appassionante sentire questo un pezzo come Morning, come tanti altri del genere, perché ci sono un sacco di frasi prese dal blues che vengono ripetute, cambiate in 10.000 variazioni, così come in Ed Hunters esistono dei pezzettini di giri di basso e di batteria che si ripetono uguali ma cambiano di variazione e ci ricordano un po' il blues, un po' il funk, un po' le figure più seriose del jazz. Così nel pezzo, nei pezzi del 50, dal 58 al 69 di molto hard bop, che poi si trasforma in soul jazz per arrivare poi al funky jazz, esiste questa forte presenza del blues nel fraseggio. La tromba, ad esempio, viene suonata in questo caso da Lee Morgan, ma ovviamente da moltissimi altri musicisti, come una chitarra blues. E ci sono tutte queste variazioni che vanno oltre al blues, naturalmente, ma che hanno il blues come elemento di base per ciò che riguarda la struttura delle note, la musicalità e il tipo di movimento, ritmo delle note, che dà poi ispirazione a tutti gli altri strumenti di seguire, e spinto dalla batteria in basso. È difficile da descrivere, perché io, non essendo proprio musicista al 100%, ma essendo più che altro produttore, non riesco ad andare proprio a fondo. Ci vorrebbe qua un musicista che spiegasse forse più tecnicamente, meno appassionatamente, la cosa. Comunque dai Black Messengers poi si passa a tutta una serie di altri musicisti, e questi altri musicisti portano questi elementi costitutivi del jazz degli anni 50 fino ad arrivare al funk e al soul, al jazz funk degli anni 70. Negli anni 60 quindi si sviluppa dall'hard bop tutto un genere di jazz che più o meno commercialmente utilizza vari strumenti, come nel caso di Jimmy Smith l'organo, per ripetere giri e giri e giri di blues con uno swing e uno shuffle sotto che tirano il pezzo su schemi di drum abbastanza ripetitivi e micro variazioni di rullante. Stessa cosa in Ed Hunters, sicuramente nel pezzo che apre l'album, e poi in molti altri pezzi dove ci sono questi sapori che vengono continuamente immessi in qualsiasi secondo musicale della traccia. È molto importante ricordare che io sto nominando grossi nomi del jazz, come appunto ho nominato Jimmy Smith, ho nominato Art Blakey, prima ho nominato Lee Morgan, trombettista, con Sidewinder. Naturalmente ricordiamo che non solo Blue Note ha prodotto molti altri artisti meno conosciuti, ma ci sono tantissime altre cose di etichette minori che negli anni 60 adesso sono rappresentate più che altro come rarità impossibili da trovare, e che hanno ispirato moltissimi musicisti anche mainstream per la loro verve e la loro bellezza. L'aspetto ancora più importante è che Hancock nel 62 aveva già scoperto tramite Mongo Santamaria, tramite una session che aveva avuto su Watermelon Man con Mongo Santamaria, il legame tra la musica afroamericana intesa come diciamo blues, gospel, jazz e funk successivamente, con la musica afrocubana, quindi il montuno, tutte le tradizioni latine, eccetera. È una cosa molto importante, perché se noi analizziamo il secolo del Novecento, cioè dal 1900 al 2000, noi abbiamo già Jelly Roll Morton che metteva degli accenti spagnoli a quella che era la musica, alla musica ragtime che lui faceva. Certe figurazioni latine erano già presenti in Scott Joplin, in Maple Leaf Rag. E andando avanti con Dizzy Gillespie, ad esempio, in Manteca abbiamo proprio l'esempio chiaro di quello che è il legame diretto tra la musica afroamericana e la musica afrocubana. Manteca! We'll be right back.
Ovviamente adesso non vado oltre, perché se dovessi cominciare a essere prolisso come al solito, potrei arrivare a dire che la disco e il funk negli anni 70 avevano un groove incredibile, proprio perché questo legame che nel jazz negli anni 50 e ancora prima era già stato scoperto dai musicisti, o meglio da alcuni, è continuato ad esistere fino a quando la musica dance è continuata a essere live, cioè negli anni 70, quando si è incominciato a fare prima funk, poi disco, eccetera, includendo anche molto del soul, ma ne parlerò in un'altra sede di questo. Quindi Herbie Hancock nel 62 con Mongo Santa Maria aveva scoperto le radici latine del suo Watermelon Man e aveva quindi concesso a Santa Maria la registrazione di un'altra versione. E negli anni che seguirono il jazz ebbe sempre più legami con questi due generi, tanto più se si parla di composizioni e di registrazioni come di quelle fatte da Horace Silver all'inizio, fine anni 50 e inizio anni 60, se non sbaglio 62, con Nika's Dream, che è un pezzo che è stato anche lì coverato da Wes Montgomery in senso leggermente più jazz. È stato coverato di nuovo da Mongo Santa Maria ed è stato anche coverato da Eddie Palmieri. Tra le altre cose, sia Nika's Dream che Icaro sono due pezzi in cui proprio si sente la presenza della radice latina, afro-latina, cioè Sud America, con il Nord America e tutta l'influenza del blues, del gospel e del funk. Ricordiamo che nel gospel esiste anche una radice irlandese, perché si dice storicamente che parte del primo gospel originario era stato importato dagli immigrati irlandesi in America, dove i neri avevano sentito che certe armonie potevano essere adattate a certi canti che loro avevano importato dall'Africa.